Teatro S non era solo Gennaro Vitiello, e Gennaro Vitiello non ha fatto solo il Teatro S, ma ha fatto anche il Libera Scena Ensemble. Visto che dobbiamo per forza parlare di lui, perché è a lui che si sono rivolti tutti, io dico che Gennaro Vitiello era una parte del cervello di questo teatro, dove tanti ingegni napoletani si manifestarono e dove ha avuto una specie di momento di coagulazione, una specie di polvere di stelle che stava nel cielo di Napoli, dove arrivava Teatro Borghese, Teatro Fetente, Teatro Venduto, e invece questi ragazzi dimostrarono con Vitiello, con Anna Caputi, con Giovanni Girosi, con Odette Nicoletti, che loro pensavano con la loro testa e volevano fare un teatro come piaceva a loro. Lo fecero ed ebbero uno straordinario successo. Ma se vogliamo individuare una capacità di Vitiello, Vitiello andava oltre quello che era il recinto di un teatro che si chiamava S. Ed è per questo che resistette, finché resistette, poi si inventò il Libera Scena Ensemble e lì lui diede il meglio di sé. Diede il meglio di sé perché, diciamo la verità, era rimasto solo. Non c'era più Anna Caputi, non c'era più Nicoletti, non c'era più Giovanni Girosi. E quindi fu un Vitiello del decentramento, un Vitiello di Turo del Greco, un Vitiello insospettabile, un Vitiello straordinario, intelligente e sensibile. Se gli avessero messo in mano qualcosa di diverso da questo gruppo di giovani, forse se lo ricorderebbero anche gli altri. Oggi invece tocca a noi vecchi riproporre agli altri che non lo conobbero quello che lui è stato per noi e per Napoli.